La grande storia del jazz ieri sera dal vivo alla Sala Storica del Teatro Sociale di Alba con l'esibizione del contrabbassista Ron Carter, stella indiscussa nel suo Golden Striker Trio, formato assieme al pianista Mulgrew Miller e al chitarrista Kevin Eubanks. Composizioni originali, atmosfere da club jazz con l'immancabile ironia e senso dell'umorismo che da sempre accompagnano questo straordinario miscuglio di gioco, disciplina e ricerca, la musica jazz appunto. Accoglienza molto affettuosa, applausi prolungati riservati agli artisti da un pubblico che ha occupato tutti i posti a sedere sia in platea che nei palchetti. La serata è stata organizzata dall'Associazione Culturale Alba in Jazz come primo degli appuntamenti per la quinta edizione del programma di concerti che seguiranno in date diverse fino al prossimo giugno. Ascoltiamo ora l'intervista che abbiamo realizzato ieri mattina con Ron Carter ad Alba, nell'albergo dove era alloggiato con manager e musicisti al seguito. Mr. Ron Carter, is this your signor Ron Carter, è la sua prima volta in Italia? No, sono già stato qui la scorsa primavera al Blue Note di Milano. This is the first time here in Alba, I suppose. Ma questa è la prima volta ad Alba, suppongo. Yes, it is. I'm looking forward to the night's concert. Sì, non vedo l'ora di cominciare il concerto di stasera. Did you enjoy the wine, the food? Tonight I will, after the concert. After the concert, yes, because this is a tradition. Le piace il vino, il cibo? Vedremo questa sera dopo il concerto. Beh, questa è la tradizione. What repertoire do you like? Quale repertorio le piace maggiormente seguire nei suoi concerti? Stasera faremo pezzi tratti dall'album The Golden Striker e stiamo mettendo insieme nuovo materiale su cui stiamo lavorando con un gruppo di registrazione che dovrebbe uscire la prossima primavera. Lei è considerato uno dei più grandi bassisti jazz del mondo e ha suonato con un gigante del jazz come Miles Davis. Che cosa ricorda di quell'esperienza? Che tipo era Miles? Something about the man. Well, Miles was only about this tall. Beh, Miles non era poi così alto, non era proprio alto come un gigante. Mi mancano quei giorni quando suonavo con lui e Herbie Hancock, e quando mi guardo indietro vorrei poter ricominciare come allora. Some days that I look back on and wish I could do them again. A question about jazz in general. Una domanda sul jazz in generale. Miles Davis suonava un jazz elettrificato, come dicevano i critici, faceva rock. Per farla breve, lei è dalla parte di Wynton Marsalis, è un tradizionalista o ha una mentalità più aperta in fatto di evoluzione musicale? Traditional or do you have a more open mind about the possible evolution in jazz music? Il jazz cambia continuamente con chiunque, che ci sia Miles qui o Josh Arnold sia qui, tutto evolve e se noi possiamo cambiare cambia anche il jazz. In un certo senso si deve accettare. Vi sono circostanze in cui si accetta di più che in altre, ma la vita cambia e quando si vuole vedere un mutamento, un punto di vista, lo si mette nel jazz. Come si avvicinò al jazz quando era giovane? Ricevetti una borsa di studio per andare al conservatorio, ma non avevo ancora denaro a sufficienza per sostenere i costi della scuola, così dovetti trovare un altro modo per un'ulteriore entrata e cominciai così con piccoli concerti nei locali notturni. So I had to find other ways to have an income and I started making gigs in the neighborhood.